Nelle Marche non c'è un problema sanitario, c'è lo stress causato dalla pandemia e dalla volontà di portare avanti tutte le operazioni programmate negli ospedali. Lo ha detto il governatore Francesco Acquaroli, che questa mattina ha rilasciato una lunga intervista a Fano TV durante la diretta dedicata alla lettura dei quotidiani con ospiti in esterna in collegamento. Il presidente della regione ha anche annunciato la stesura di un nuovo provvedimento anti-assembramenti. Stiamo pensando a un'ulteriore ordinanza, perché riteniamo le restrizioni della zona arancione restrizioni inutili al fine di abbassare la curva. Di fatto ieri gli assembramenti si sono verificati in decine di città della nostra regione, beh, chiaro che rischiamo di penalizzare l'economia e non andare a risolvere il problema della sicurezza sanitaria. Acquaroli, che aveva comunicato venerdì scorso la chiamata del ministro Speranza con il cambio di colore delle Marche da giallo ad arancione, si è detto amareggiato per il mancato confronto con il governo e con gli organi sanitari competenti. Quello che noi chiediamo è concertazione e logica, perché dietro ai numeri ci sono delle realtà. Noi abbiamo un'alta percentuale dei tamponi nella nostra regione positivi, semplicemente perché, ad esempio, rispetto a tutti i laboratori privati che fanno tamponi, registriamo i positivi ma non registriamo tutti quelli fatti, per non andare a togliere il senso al nostro contact tracing. Basterebbe fare come fanno altri, che inseriscono nel conteggio anche il numero dei tamponi risultati non positivi per abbassare quel percentuale. Beh, Zaia lo fa continuamente, Zaia. Presidente, detto questo, però, voglio dire, no, da chi dipende, scusi Presidente, ma da chi dipende la scelta di non registrare nei laboratori privati anche quelli non positivi? Da chi è che ha scelto questa Guardi, cosa? Questa è una scelta che praticamente viene nella nostra regione, è sempre avvenuto così. Per questo il Presidente ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità se la regione debba conteggiarli o meno. Certo è che a portare le Marche in zona arancione è stato l'indice RT riferito alla sola scorsa settimana, pari all'1,55, con un calo del 10-11% dei sintomatici. Paradossalmente, ha spiegato Acquaroli, l'RT della settimana precedente, che era pari all'1,01, avrebbe dovuto darci la possibilità di riaprire tutto, e questo non è avvenuto. Il calcolo dunque non è più bisettimanale. Praticamente, ripeto, per un focolaio rischiamo di essere chiusi. Senta Presidente, a proposito di focolai, com'è possibile che dopo l'esperienza della prima ondata ancora nelle RSA siamo a discutere di focolai, siamo a discutere di persone che si infettano? Non voglio pensare che ci siano assolutamente delle leggerezze da parte di chi gestisce queste case di riposo, e anche indossando e avendo le massime precauzioni il rischio che il virus passi, capisce? A me piace essere prudente, ha poi dichiarato Acquaroli, riferendosi all'andamento dei contagi e alla situazione sanitaria nelle Marche, ma voglio raccontare, ha detto, la verità dei fatti. Ci tengo a raccontare quello che è accaduto, come è accaduto, a far sì che si riesca a creare una coscienza collettiva affinché possiamo tutti uscire prima possibile da quest'incubo del coronavirus e da questa emergenza sanitaria che mette in pericolo la sicurezza di tante persone nella nostra regione e che rischia veramente di creare, dal punto di vista economico, dei danni impressionanti. Quindi è chiaro che più noi riusciamo a interloquire e a parlare tra di noi, più riusciamo a creare una coscienza rispetto a questo grave momento che stiamo attraversando.